Il Cuscagliari, per chiudere il discorso a salvezza, Bolzano per allungare la serie. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dal Palacus di Cagliari, grazie alle immagini di Francesca Assini, per raccontarvi gara 2 del play-out tra Cus Cagliari e Bolzano. Si torna in campo a distanza di 3 giorni da quella che è stata gara 1, con la vittoria per 61-56 dell'universitaria di coach Sciascia. In evidenza il capitano Eric Castrulli con 17 punti, 9 su 13 a liberi e 10 rimbalzi, una doppia di notevole fattura. Però parte dalla panchina il capitano a causa di un infortunio, infortunata anche Caldaro, che però la troviamo invece pronta sulla palla 2 a contendere il primo pallone della sfida. Daniel Hafner completare il quintetto del Cus, ci sono Saias, Liumenovic, Prosperi e Arianna Puggioni. Eccola qui la palla 2 alzata da Sara Canali, uno dei due arbitri designati per questa partita. Palla subito in mano a Puggioni, poi arriva Prosperi, ancora serie di pareggi per la numero 17 accoppiata con Hafner, costretta a prendersi un tiro difficile, subisce però il fallo. Lunetta per due tiri liberi, Giulia Prosperi. Subito a segno dalla Lunetta. Questa gara delicata, il primo match point salvezza per il Cus Cagliari. Dopo la vittoria di gara 1, la possibilità oggi di chiudere il discorso salvezza. Dall'altra parte c'è però un Bolzano che sarà sicuramente agguerrita. Dopo il tiro libero, il Cus, dopo il tiro libero sbagliato, il Cus può restare lì, palla nelle mani di Saias, che si prende un ottimo palleggio a resta e tiro, palla che danza sul ferro e poi lentamente scende in fondo alla retina per il 3-0 di parziale. In questi primi 40 minuti di gioco, palla nelle mani di Karin Kuit, rimasta in panchina in gara 1 la giocatrice olandese. Presa appena un tiro dal campo, 0 su 1 da 3 punti. Qui dall'altra parte invece Elisa Chiavotto segna, subisce il fallo. Possibilità dunque di pareggiare dalla lunetta in conti con questo potenziale gioco da 3 punti. Lei in evidenza con 17 punti in gara 1. Prova a partire subito forte la numero 8 di coach Alessandro Pezzi. Con il primo affondo vale 3 punti. Palla nelle mani di Saias, Caldaro, ancora Saias, prova a giocare questo pick and roll, palla fuori per un tiro con tanto spazio per Giulia Prosperi, mette a segno la tripla dopo il tiro libero, l'1 su 2 dalla lunetta segnato. Qui adesso palla in mano a Daniela Hafner, poi arriva un fallo alla lontana. Fallo in attacco, questa la decisione degli arbitri. Sono Sara Canali di Gandino e Silvio Faro di Tivoli. Andati per questa gara 2 di play-out. Saias ad impostare, la giovane numero 11 di coach Sciascia. Palla nelle mani adesso di Ljubenovic, che pensa per un attimo ad attaccare Fabricini. Lo fa molto bene. Il pivot sloveno porta a casa altri 2 punti. 8-3 in questi primi 2 minuti di gioco, neanche ancora 10 secondi per arrivare ai 2 minuti iniziali. Qui palla nelle mani di Chiavotto, che è costretta ad arrestare il palleggio. Tiene molto bene il piede perno, segna un gran canestro. 5 punti tutti di Chiavotto in questo inizio partita. Lei che con Kuit, Fabricini, Hafner e Giorgia Sentato compone il quintetto iniziale scelto da coach Pezzi. Tra parte la notizia è che non c'è Strulli, sicuramente
con il capitano del Cruz che parte momentaneamente dalla panchina. Qui forza il tiro Ljubenović, sbaglia con il pallone che colpisce il ferro e poi termina direttamente fuori. Apre a fare la rimessa, a consegnare il pallone Lisa Chiabotto, poi Kuit. Chiabotto, bella la palla dentro, giocata appena Hafner, adesso ha sentato, palla nuovamente fuori per Chiabotto che vuole andare nuovamente dentro. Pugioni quasi non si accorge che di ritrovarsi il pallone tra le mani, allora ancora possibilità per Bolzano negli ultimi secondi dell'azione. Nasce un tiro sbagliato, il Cus può andare dall'altra parte con Caldaro che viene fermata sotto canestro, palla che termina sul fondo, ha provato a forzare nei primi secondi dell'azione invece il Cus, non sfruttando però la transizione per allungare ulteriormente. Dopo una gara 1 combattuta, con cui il Cus è stato avanti anche di 21, con gli universitari hanno resistito all'assalto di Bolzano. Qui il Cuit forza il tiro da 3 punti senza ritmo, lo sbaglia la giocatrice olandese che si era presa soltanto un tiro proprio da 3 punti in tutta gara 1. Sbagliandolo per lei, unica statistica, i due assist in 15 minuti in campo. Qui dall'altra parte arriva un altro fallo per mandare in lunetta Saias, una possibilità dunque, ancora cronometro fermo per il Cus. Poi due tiri liberi di Prosperi, turno di Saias che sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, si lotta in rimbalzo, stavolta Bolzano dopo il libero sbagliato riesce a conquistarlo. Adesso Chiabotto prova subito ad accelerare, c'è Pugioni accoppiata con la numero 8, ancora serie di palleggi, bella la finta, Caldaro accoppiata con lei, circuito libero in angolo, presa difettosa, in qualche modo si salva Bolzano e allora c'è spazio per il tiro da 3 punti, mandato però sul secondo ferro da Giorgio Assentato. Saias, Prosperi, Ljubenović, ancora Pugioni a ricevere, Caldaro vorrebbe palla a spalla canestro, si va ancora da Saias, forza il tiro da 3 punti, non trova neanche il ferro, Caldaro prova a lottare, il rimbalzo di Bolzano che prova ad andare in transizione, non c'è vantaggio di superiorità numerica, allora si aspetta, palla nelle mani di Karin Kuit, l'olandese qui scambia con Hafner, poi aspetta il movimento di Assentato, Prosperi con lei anche se con un momento di difficoltà, serie di palleggi, costretto invece a fermare il palleggio, allora qui deve forzare da 3 punti, sbaglia la giocatrice olandese, cosa ha preso però qui Hafner al rimbalzo, raddoppiata sotto canestro, arriva Pugioni, palla contesa, si resta lì però con il possesso alternato che premia Bolzano nonostante tutto. Qui Kuit a fare la rimessa, a cercare Assentato, poi prova a prendersi un tiro difficile, lo segna per il meno uno. Chiama lo schema Saias, pronta ad entrare Rachele Niola per il Cus. Prosperi, qui serie di movimenti lontano dalla palla con qualche trattenuta di troppo, in particolare su Ljubenović, sicuramente anche Francesca Fabricini, dovrebbe essere stata lei a commettere il fallo, mentre c'è la sostituzione, fuori Prosperi, segnato la metà dei punti del Cus, suo posto col numero 15 Rachele Niola. Qui Pugioni aspetta che si smarchi qualcuno, riceve Saias che si prende un long two, sbaglia la numero 11, tiro corto, rimbalzo Bolzano, palla nelle mani di Karin Kuit, chiama il movimento di Chiabotto, passaggio consegnato per Chiabotto che prova a sfruttare il blocco e la scelta della difesa del Cus di passare dietro, conquista comunque il rimbalzo alla formazione universitaria. Ljubenović, Pugioni con spazio, si prende il tiro da 3 punti con poco ritmo, Caldaro prova a contendere il rimbalzo, finisce per commettere fallo. Dentro anche Madeddu adesso per il Cus. Lascia il posto Caldaro, entra col numero 0 anche Sara Zavalloni, posto di Saias,
Chiabotto. Riceve il pallone, palla per Hafner, nuovamente Chiavotto che prova a giocarsi l'uno contro uno con Niola, tante finte, tanti movimenti a parte di Niola, poi finisce per sbattere in un raddoppio a Chiavotto e a commettere anche fallo, attenzione perché c'è il quinto, situazione di bonus dunque per il Puls. La possibilità di andare ancora in lunetta, volta per un fallo abbastanza veniale commesso da Bolzano. Andrà proprio Madeddu appena entrata. Qui qualche protesta da parte di coach Pezzi con Silvio Faro. Qualche problema forse col tavolo. Quello qui la spiegazione che chiede il coach della squadra che ha terminato al penultimo posto, tredicesimo in una regular season con 12 punti, 6 vittorie e 20 sconfitte. Cus invece ha finito decimo posto con 20 punti, ha provato fino all'ultimo a lottare per una salvezza diretta, non c'è riuscita con una matematica che sembrava difficile, comunque ha ottenuto il miglior posizionamento possibile play-out. Formazione universitaria, forse si lamenta per i falli, il numero di falli fischiati, coach Pezzi, che non corrisponde a quanto segnato invece sul tabellone del palazzetto di Saduchessa, del Palacus. Tutto confermato invece con Madeddu che sbaglia il primo tiro libero. Questo è il terzo viaggio in lunetta per le giocatrici del Cus, finora soltanto il tiro libero segnato da Prosperi, con un altro 0 su 2 che arriva da parte di Madeddu dopo lo 0 su 2 di Saias. Qui Zavalloni a lottare contro Kuit, ancora l'olandese qui che prova a forzare in penetrazione, grande palla per Hafner che se non segna con un tiro con tanto spazio, sono rimasti 40 e 30 sul cronometro del primo quarto. Cus avanti di una lunghezza, Niola pesca, un bellissimo taglio di Ljubenović che deve solo appoggiare al vecchio per tornare sul più 3 Cus. Grande assist, grande taglio di Ljubenović, chiamata sicuramente a dare qualcosa in più in assenza di Strulli. Qui forza il tiro Kuit, pallone che esce, rimbalzo è di Bolzano, palla fuori per Chiavotto che si sistema per un tiro da 3 punti, sbaglia però ancora qui Bolzano dalla lunga distanza. Palla adesso nelle mani di Niola, Ljubenović, ancora Niola, scambiano le due, blocco di Madeddu, prova a sfruttarlo Niola che scarica per Ljubenović, spazio per un tiro da 3 punti, se lo prende la slovena, palla sul primo ferro e poi che termina oltre il tabellone, colpisce il sostegno del canestro, palla fuori rimessa dal fondo per Bolzano. Poco ritmo fin qui nei tiri da 3 punti presi dal Cus, sento soltanto uno, Giulia Prosperi. Chiavotto qui prova a pescare il taglio profondo di Hafner, palla troppo profonda però quella di Chiavotto ed è una palla persa a 3.30. Dalla fine del primo quarto arriva il timeout richiesto da coach Alessandro Pezzi, ci fermiamo anche noi, poi si torna in diretta al Palacus. Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Thank you.
Siamo tornati in diretta Palacus di Cagliari, 3 minuti e 30 alla fine del primo quarto del playout, gara 2 del playout tra Cus Cagliari e pallacanestro Bolzano, palla nelle mani di Sara Zavalloni, dentro adesso per Niola, palla fuori per Pugioni con tanto spazio, la specialista del Cus non sbaglia la tripla per il più 6, massimo vantaggio adesso per la squadra del mistero di Coach Sciascia, qui Ljubenović, tocca e basta, non c'è la palla recuperata. La rimessa sarà per la squadra di Coach Pezzi. Cabotto, palla per Fabricini, passaggio consegnato per Kuit che prova a sfruttare il blocco, grande finta di Kuit che va dall'altra parte, il tiro da tre punti però è sbagliato da parte della giocatrice olandese, cambia lato Fabricini, palla dentro per Assentato, con qualche difficoltà tiene il pallone, passaggio difficile sulle ginocchia ma comunque ricevuto da Kuit e poi bello il taglio a pescare sul lato debole Chiabotto, torna a segnare, torna a fare punti Bolzano. Niola con le mani dall'altra parte, Pugioni palleggio, poi palla per un tiro da tre punti segnato da Sara Zavalloni, altra tripla, due in fila per il Cus, prima Pugioni, adesso la numero 0 Sara Zavalloni a regalare ancora un massimo vantaggio al Cus, adesso 7 punti, questo cerca la penetrazione, arriva il fischio, va a premiare la giocatrice olandese, fallo commesso proprio da Zavalloni mentre è pronta a rientrare Sara Sayas al posto di Arianna Pugioni, applausi per la specialista a tre punti del Cus, si è fatta trovare pronta con tanto spazio, Dresce, Karin Kuit per Bolzano, fuori anche Ljubenović, dentro Petrova, cambio tra straniere per il Cus, fuori la slovena, dentro la bulgara, non saranno due tiri liberi, non è stato giudicato un movimento da tiro quello fischiato contro Kuit, dunque soltanto rimessa che porta questo tiro sbagliato da Chiara Villarini. Sayas, Niola, serie di palleggi, Madeddu aspetta il movimento di Zavalloni, passaggio consegnato per la numero 0 che prova a sfruttare il blocco di Petrova, passa dietro la difesa di Bolzano, stavolta non punisce Zavalloni e allora dall'altra parte Chiabotto, saggio dentro per Villarini, palla canestro contro Petrova, prova a girare, a tornare fuori da Assentato, palla nelle mani invece di Niola che forza in transizione, sbaglia Madeddu, non riesce ad arrivare sul rimbalzo offensivo, palla nelle mani di Fabricini, dall'altra parte è rimasta un giro in dietro, Chiara Villarini che segna il canestro più facile fin qui della partita, arriva allora un timeout richiesto dalla panchina del Cus Cagliari dopo questo canestro subito, 16-11 in favore del Cus, 1-26 alla fine del primo quarto, noi ci fermiamo ancora, poi si torna in diretta per quest'ultimo minuto e mezzo del primo quarto. Un minuto e 26 secondi sono rimasti sul cronometro del primo quarto, la sfida tra Cus Cagliari e pallacanestro Bolzano, gara 2 del playout, primo match point per la squadra di Coach Sciascia per chiudere la serie e finire la stagione con la salvezza. D'altra parte Bolzano vuole portare alla bella questa serie, evitare
una seconda serie di play out. Adesso attacca però il Kuz con Sayas, palleggia il resto del tiro al, dentro l'area, sbaglia stavolta la numero 11. Allora dall'altra parte prova ad andare Martina Lupi, capitano, a pallacanestro Bolzano, fermata fallosamente, rimessa per Bolzano con coach Pezzi che chiama lo schema, fare su questa rimessa, effettuarla sarà Giorgio Assentato, movimento di Lupi per sfruttare il blocco di Villanini, non c'è il cambio, allora palla dentro per un tiro preso proprio da Assentato che aveva fatto la rimessa, poi è andata a prendersi il pallone dall'altra parte per il meno 3 Bolzano. Ultimi 40 secondi del quarto, Sayas, taglio di Madedu non premiato da Sayas, Niola, passaggio schiacciato per terra per Sayas, veramente una grande azione questa del Kuz per il più 5, penultimo possesso verosimilmente del quarto con Chiabotto che va da Villarini, ribalta il lato per Assentato, isolamento con Niola, palleggia il resto e tiro sputato dal ferro, Villarini si prende il rimbalzo, poi Zavalloni lo strappa. E allora ultimo possesso, ultimo tiro, 3 secondi, Petrova forza da 3 punti, un cross che non trova neanche il ferro, arriva adesso il suono della sirena, finisce il primo quarto 18-13 in favore del Kuz Cagliari, primo quarto dove la squadra di coach Sciascia è sempre stata avanti. Adesso ci fermiamo nuovamente, piccolo spot poi in diretta per il secondo quarto di Kuz Cagliari pallacanestro Bolzano. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Grazie. Amici di Direct Sport, bentornati a Saducchessa, tutto pronto per l'inizio del secondo quarto di Kuz Cagliari pallacanestro Bolzano, 18-13, si riparte dal punteggio dei primi 10 minuti di gioco. Ho anche uno sguardo alle statistiche con Elisa Chiabotto, miglior marcatrice fin qui della partita, 7 punti per lei, più distribuiti quelli del Kuz Cagliari, ne ha segnato 4 Sayas, 4 anche Anna Ljubenovic. Sayas qui va da Niola, tiro da 3 punti in angolo che trova solo il ferro, Villarini conquista il rimbalzo, poi dall'altra parte c'è il tiro preso da Assentato che torna a mettere solo un possesso di distanza tra le due squadre, 18-15 su il primo canestro del secondo quarto. Lei che aveva segnato 4 punti e sale a quota 6 dopo il 2 su 5 dal campo del primo quarto. Qui brutto tiro preso dal Kuz. No!
con Sara Zavalloni adesso in marcatura su Martina Lupi, fatta provare, pronta la numero 0 qui Saias, dopo il pallone recuperato sbaglia il tiro forzato in transizione, allora può ripartire Bolzano, chiama lo schema Chiabotto, prova la penetrazione, non c'è spazio, palla in angolo, poi nuovamente dentro, capisce tutto Amadeu, trova perfezione nel recupero, anzi lo perfeziona Prosperi dopo una palla vagante che poteva rischiare, far rischiare qualcosa alla difesa universitaria. Petrova in punta per Saias adesso, che aspetta il movimento di Prosperi, c'è il blocco di Madeddu, Prosperi lo sfrutta, passa dietro, assentato, poi Madeddu è l'ultimo a toccare al rimbalzo, rimessa Bolzano. Arriva un fischio con il fallo commesso da Caldaro, rimessa per la pallacanestro Bolzano con Chiabotto, pronta a rientrare Ljubenović al posto di, proprio di Caldaro, non era al meglio dopo l'infortunio rimediato la gara di giovedì, recuperato, l'ha detto poi ci lascia la vigilia, faremo di tutto che lei e Strulli possano dare comunque una mano concreta alle compagne. Caldaro è riuscito a scendere in campo, Strulli no, Kuss comunque regge anche senza il suo capitano, qui c'è l'errore dell'attacco di Bolzano, può andare allora dall'altra parte la formazione universitaria con Ljubenović, Puggioni, non c'è spazio, allora si va da Ljubenović, pensa un attimo al tiro, poi batte in palleggio Chiabotto, c'è poi il contatto con Villarini, pallone che termina fuori, rimessa a Kuss, adesso spazio anche per Emma Bonvecchio, ma sta seduta fino a questo momento della partita, Ljubenović, Prosperi, ancora Ljubenović, prova a mettere palla per terra, alza il pallone, c'è l'errore, rimbalzo di Petrova che poi si guadagna due tiri liberi, altro viaggio in unetta per la Bulgaria, in generale per il Kuss che però ha avuto percentuali bassissime, 1 su 6 dalla lunetta nel corso del primo quarto, quindi è soltanto il tiro libero segnato da Giulia Prosperi, questo è stato, c'è stato lo 0 su 2 di Madeddu e lo 0 su 2 anche di Sara Saias, e prova, muove invece la retina, sbaglia invece il secondo libero, ma poi si prende il rimbalzo e segna due punti. Grandissima giocata di Petrova. Praticamente ha fatto il massimo possibile dalla lunetta, segnando il primo, sbagliando il secondo, ma con il rimbalzo e il successivo canestro ha ridato 6 punti di distanza al Kuss. Risponde però subito dall'altra parte con questa tripla Francesca Fabricini. Vuole tenere Bolzano incollata la partita fino alla fine, fino alla volata finale. Puggioni, Petrova vuole palla a spalla canestro, prova a sfruttare anche il mismatch con Bonvecchio, ancora Petrova cercata, tiro in allontanamento, presa dalla bulgara sbagliata, Ljubenović prende un grande rimbalzo, poi Prosperi chiama la calma, sono 9 secondi sul cronometro dei 24, Ljubenović è raddoppiato in post basso, c'è il pallone per Petrova, stoppata la bulgara, ancora Petrova deve tirare, non trova neanche il ferro, scadono i 24 secondi, funziona la difesa di Bolzano, potrà ripartire con questa rimessa. Quit,
Il pallone per Villanini e poi nuovamente per Coiti, che aspetta il momento delle compagne. Ancora giocatrice olandese. Adesso inizia il movimento di palleggio, poi prova a servire Bonvecchio. C'è spazio per un long two sbagliato però da Fabricini. Qui prende il rimbalzo Villanini in rovesciata, non trova la via del canestro. Poi il successivo rimbalzo è della difesa. Ljubenović, un look per Prosperi, pensa al tiro da tre punti ma non c'è molto spazio con la buona difesa di Assentato. Ancora Prosperi che ha messo palla per terra, serie di palleggi, prova a servire Petrova, palleggio, arresto, tiro sbagliato dalla giocatrice bulgara, il rimbalzo preso da Bonvecchio che guida la transizione dall'altra parte, davanti alle Lecce Puggioni si prende un tiro complicatissimo, ma Bonvecchio lo sbaglia, si muove poco la retina in questo secondo quarto, giunto quasi alla metà, 5 e 34 sul cronometro. Ljubenović forza da tre punti, trova soltanto la rete per un altro più 6 cus. Massimo vantaggio registrato nel primo quarto era di 7 punti. Adesso però vola la squadra di coach Sciascia per tenere la distanza. La formazione che adesso prova ad attaccare con Villanini in posto basso. Qui voleva un fallo su questo contatto. C'è invece il recupero del cus. Saias, Prosperi, spazio per il tiro da 3. Prova a sfidare in palleggio Bonvecchio. La doppiata Prosperi. Forza il tiro anche Prosperi sul raddoppio, trova l'angolo giusto del tabellone, trova altri due punti, adesso sì che massimo vantaggio Kuz sul più 8. Il gioco viene interrotto solo per permettere un'altra sostituzione, doppia sostituzione perché entra Madedo al posto di Petrova nel Kuz. Entra Valentina Marcello invece per Bolzano. Ema Bonvecchio adesso a gestire il possesso, cambio con Fabricini, poi nuovamente Bonvecchio qui aspetta il movimento, anzi il blocco di Assentato, poi rimasta libera, altro blocco per favorire il tiro da tre punti, palla che trova solo il ferro, rimbalzo di Ljubenović che mette palla per terra un po' pericolosamente, c'è Saias però a salvarla qui, adesso nuovamente Ljubenović, il taglio di Saias, Ljubenović vorrebbe fare un passaggio consegnato per Prosperi, eccolo qui il passaggio, blocco di Madedu, Prosperi va dall'altra parte per Ljubenović, altro tiro da tre punti, scheggia solo il ferro, stavolta la giocatrice slovena, rimbalzo conquistato da Giorgio Assentato, dall'altra parte Bonvecchio mette palla per terra, sfrutta il blocco di Fabricini, non c'è spazio per tornare dalla numero 11, qui altro passaggio consegnato stavolta per favorire ancora Giorgio Assentato che sceglie la via della penetrazione, trova di sottomano il meno 6 mentre arriva il fischio per un time out a 3.56 dalla fine del secondo quarto. Allora ci fermiamo anche noi con il Cus Cagliari avanti 26-20. Si torna a giocare
Dopo il timeout chiamato dal Kuz, palla per Ljubenović, Saias, palla nuovamente dentro per Madedu, accoppiata con Kuit, mismatch favorevole, Madedu sbaglia il primo tiro, prende il rimbalzo, subisce fallo sul secondo tentativo, andrà nuovamente in lunetta dopo lo 0-2 del primo quarto. Segna con qualche difficoltà il primo tiro libero, qualche problema però con coach Sasha, vale da Willa Saracanali. Chiede silenzio coach Sasha. Qui sbaglia il secondo tiro libero Madedu, si porta comunque sul più 7 il Kuz. Kuit prova ad andare dentro da Fabricini, riceve spalla canestro Ljubenović, prova a sporcarle il palleggio, Fabricini ha guadagnato metri, poi va a servire qui Valentina Marcello che subisce il fallo, due tiri liberi. Per la numero 16, cronometro che si ferma nuovamente. Sbaglia il primo tiro libero Marcello. A 0-2 Prosperi prende il rimbalzo, poi si occupa di guidare l'attacco, scambia con Madedu, blocco di Ljubenović, non torna dalla palla, adesso finta di blocco, Prosperi prova ad andare, raddoppiata, triplicata sotto canestro, Prosperi trova comunque l'angolo giusto per portare un nuovo massimo vantaggio a favore del Kuz Cagliari, di 9 punti appena registrato con un altro canestro di Giulia Prosperi che aveva iniziato molto bene la partita. Qui qualche difficoltà invece in palleggio per Bonvecchio, assentato, prova ad attaccare il ferro, alza la parabola, palla che non trova la via del canestro, Ljubenović a proteggere invece la sfera dopo il rimbalzo, l'ennesimo rimbalzo catturato dalla slovena della sua partita, Madedu Saias, taglio di Ljubenović, servita benissimo da Saias, doppia cifra di vantaggio per il Kuz che va adesso sul più 11 con questo bel canestro di Anna Ljubenović. Ferma nuovamente il gioco coach Pezzi, timeout obbligatorio quello del chiamato dal tecnico della pallacanestro bolzano. Ci fermiamo nuovamente anche noi. Torna a giocare dopo il timeout chiesto da coach Pezzi, dall'altra parte Bolzano che arriva il fallo doppio, tiro libero ancora per Bolzano che prima aveva fatto però registrare uno 0-2 come le tira Marcello, stavolta Andrei Lunetta, Giorgi assentato, 2:28 rimasti sul cronometro del secondo quarto, fuori Ljubenović, dentro Petrova in casa Kuz. Yeah!
segna stavolta dalla lunetta Sentato. Sbaglia invece il secondo tiro, dunque resta sulla doppia cifra di vantaggio il CUS, 10 punti esatti differenza in questo momento tra le due squadre. Ugioni qui va a servire Prosperi, blocco di Madedu, spazio per un tiro da tre di Pugioni, sbaglia stavolta la numero uno del CUS. Rincuita a guidare adesso il possesso di Bolzano, qui va dall'altra parte rispetto al blocco, poi cambia lato Bonvecchio, assentato qui, grande azione personale che porta altri due punti dalla numero 14. Prova a far tornare a galla Bolzano, prova a farla rientrare in partita Saias, qui passaggio con schiacciato per terra per Madedu, poi si lotta per terra, la stessa Saias va a contenderlo, possesso alternato che premia Bolzano. In ogni caso grande recupero da parte di Saias dopo il passaggio intercettato, per contendere questo pallone, è andata a contendere questo pallone la giocatrice numero 11, partita oggi in quintetto titolare. Così come aveva fatto a Bolzano giovedì. Palla dentro adesso per Fabricini che prova a sfidare Petrova. Spalla canestro, la sfida la vince Fabricini, segna altri due punti, parziale importante adesso di Bolzano dopo il time out chiamato da coach Pezzi. Qui Prosperi, serie di finte, deve tenere il piede ferro, viene stoppata Giulia Prosperi dopo che aveva battuto la sua marcatrice. Dall'altra parte Fabricini, sentato per Bonvecchio, tiro da tre punti importante dall'angolo, segnato da Emma Bonvecchio. Dal meno 11 al meno 3 Bolzano dopo il time out di coach Pezzi. Pugioni, spazio da tre punti, prova a saltare il blocco di Petrova che porta a cadere a terra anche Emma Bonvecchio, sbaglia ancora però Pugioni. Poi dall'altra parte, palla fuori per Bonvecchio accoppiata con Pugioni, spazio per la tripla del pareggio. La tabella non è amica della numero 12, rimbalzo però di Bolzano che sembra avere più voglia in questo momento della partita. Sbaglia ancora la tripla del pareggio la formazione di coach Pezzi con l'errore dalla lunga distanza di Giorgio Assentato. Prova a calmare, a rallentare un attimo i ritmi adesso il CUS, che ha la possibilità di prendersi l'ultimo tiro. 7 secondi ancora rimasti sul cronometro. Palla nell'angolo per Pugioni, tiro da tre punti sulla sirena, ma manda solo sul ferro. Finisce 31-28 il secondo quarto di CUS Cagliari, palla canestro Bolzano. Dopo che però Bolzano è stata sotto anche di 11 punti, e ritornare sotto solo di 3 dopo il temuto di Pezzi con un gran parziale messo a segno dalla formazione ospite è stata sicuramente una gran cosa in vista dei prossimi due quarti. Adesso noi ci fermiamo, poi si torna in diretta per il secondo tempo di CUS Cagliari Bolzano. Amici di Directa Sport, bentornati in diretta. Saduchessa para CUS di Cagliari, gara 2 tra CUS Cagliari e Bolzano dei playout del Girone Sud. Si riparte dal 31 a 28 dei primi due quarti, il pallone adesso nelle mani del CUS, in particolare di Pugioni che aspetta il taglio di Ljubenović. Palla nuovamente per Saias, prova a saltare Quit, non ci riesce, a spazio allora per un tiro da tre punti di Prosperi. Ferro che sputa letteralmente il tiro dalla lunga distanza di Giulia Prosperi, che aveva segnato invece una bella tripla nel corso del primo quarto. Qui dall'altra parte invece c'è il tiro a bersaglio per il meno uno. Bolzano incollata a questa partita, a questa gara 2. 31-20 era il massimo vantaggio CUS, poi c'è stato soltanto Bolzano con questo parziale di 10-0, interrotto adesso dal canestro del CUS che torna a mettere un possesso pieno di distanza tra le due squadre. Questo bello il taglio di Chiabotto,
Bella azione offensiva da parte di Bolzano, che torna ancora sul meno uno pescando Chiavotto sul lato debole. Prosperi, Ljubenovic che vuole palla a spalla a canestro, servita Saias, qui prova a saltare Chiavotto, passaggio per Ljubenovic in angolo, raddoppiata, allora ancora Saias in angolo, ma dentro l'area sbaglia il tiro da due dal mid range. Chiavotto qui può attaccare il ferro, va a servire Marcello per l'errore, poteva andare in vantaggio qui Balzano per la prima volta praticamente nella partita. Poi arriva il fischio dall'altra parte, fallo su Ljubenovic. Andrà in lunetta per due tentativi e liberi. Fuori Marcello che ha avuto la palla del primo vantaggio bolzano proprio nel momento di maggior difficoltà. È uscita fuori la squadra di coach Pezzi, che ancora un errore dalla lunetta per il Pus. Tanti errori che alla lunga rischiano di pesare. Zero su due per Ana Ljubenovic, percentuali bassissime dalla lunetta per il Cus. Chiavotto, ancora Bolzano con il possesso del possibile primo vantaggio della partita. Fabricini appoggia al vetro, non trova l'angolo giusto, il rimbalzo di Ljubenovic che poi protegge il pallone, serve Saias. Prosperi nuovamente da Ljubenovic, non pensa neanche al tiro da tre punti, la mette per terra, passaggio consegnato per Fuggioni. Ljubenovic prende il mid range, trova solo la rete Ana Ljubenovic, che si riscatta dopo l'errore ai liberi di poco fa. Ancora possesso pieno di vantaggio, Ljubenovic qui recupera il pallone, mette in moto Saias che deve solo appoggiare in situazione di uno contro il canestro. E ancora il Cus allora ad allungare, prova a rispondere con questa tripla Chiavotto, sbaglia però ancora la numero 8, grande protagonista in gara 1 e grande protagonista anche oggi gara 2. Caldaro, movimenti lontano dalla palla per la numero 8, servita a Prosperi che prova a sfruttare il blocco di Ljubenovic. Ljubenovic lasciata sola in questo pick and pop, poi il pallone recuperato da Bolzano dopo l'errore a rimbalzo, prova ad andare Bonvecchio, non c'è spazio per andare in penetrazione, allora ferma il pallone Bonvecchio, qui deve metterla però per terra, arresta il palleggio, serve Chiavotto che stavolta sì trova l'angolo giusto del tabellone per portare sul meno 3. Bolzano 6:25 da giocare, Fuggioni si prende la tripla direttamente dal palleggio, la sbaglia, Caldaro lotta al rimbalzo, arriva Ljubenovic, raddoppiata sotto canestro, qui Pezzi se la prende sia per il rimbalzo concesso sia per il fallo commesso su Ana Ljubenovic, che può andare nuovamente in lunetta. Arriva però prima il timeout sul 37-34 in favore del Cus, gara apertissima, 6 minuti 19 alla fine del terzo quarto, ci fermiamo nuovamente, piccolo spot e poi si torna in diretta. Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi della tua quattro ruote, personale o commerciale, ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione, glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica dal 1992, la Care Service di Luciano Ezzi è in piena sicurezza punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, presso via Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci, avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Si torna in diretta
tiri liberi per Ana Ljubenović, reduce da uno 0 su 2, stavolta segna. Il primo tentativo della lunetta, sbaglia invece il secondo, prova a ripartire dall'altra parte. Adesso Bolzano dopo l'errore di Ana Ljubenović. Chiabotto, quit, spazio per un tiro da tre punti importantissimo in questo momento della partita. Torna sul meno uno Bolzano con la tripla dell'olandese Kari Kuit. Ljubenović, Fuggioni prova a rispondere a tripla con tripla il Kus, sbaglia ancora Fuggioni dalla lunga distanza e poi arriva il fallo. Adesso Kuit, sempre dopo queste situazioni, cerca di prendere con sé la squadra. Prova a caricarla, momento veramente difficile per la stagione della pallacanestro Bolzano. Palla adesso nelle mani di Villarini, mette palla per terra solo per un palleggio, poi Kuit sfrutta il blocco della numero 21, palla in angolo per Chiabotto che però aveva un piede sulla linea laterale. Palla persa da Bolzano a 5.34 alla fine del terzo quarto. Si riparte con Saez che chiama lo schema. Ljubenović, movimento lontano dalla palla per Niola, servita da Ljubenović, ancora Niola, il blocco di Caldaro che poi va dentro, non c'è spazio per servirla, palla nelle mani di Prosperi, altro blocco di Caldaro, Prosperi prova ad andare da sola, serve poi Caldaro, tiro lungo, quello da due che trova il secondo ferro, poi rimbalzo preso dalla pallacanestro Bolzano con Karin Kuit che chiama il momento delle compagne, possesso del possibile vantaggio per Bolzano, ancora con Chiabotto che prova a giocarsi al raddoppio, spazio adesso per Kuit, si prende un'altra tripla, stavolta non trova neanche il ferro la giocatrice olandese che ne aveva segnato una pesantissima, quella del meno uno poco fa. 4.53 da giocare, gara in equilibrio ma con il Kuit sempre avanti, sempre in controllo. Palla per Saias, Ljubenović, palla dentro per Caldaro, palla persa dal Kuit con Bolzano che la riperde subito nel tentativo di sfuggire alla pressione. Adesso pallone che rischia anche di pesare sia da una parte che dall'altra per il Kuit, per mantenere il vantaggio per Bolzano, per trovare quello che sarebbe il primo vantaggio della partita. Caldaro accoppiata con Daniela Hafner. Niola prova a sfruttare il momento di Caldaro, palla in angolo per Ljubenović, il tiro è da due come segnalano gli arbitri, ma sono due punti pesanti per il più tre complessivo del Kuit sul tabellone. Sentato prova a rispondere, triple possibile, pareggio, sbagliata, Kuit riallarga dove c'è Chiabotto, ancora Kuit, spazio per il tiro da tre punti, spazio per un tiro ancora più facile con l'extra pass per Chiabotto. Gara in parità sul 40-40 adesso, a 3.55 dalla fine di questo terzo quarto. Grande rimolta di Bolzano dal meno 11, Ljubenović qui con la tripla, finisce a terra la slovena, sbaglia il tiro da tre punti, non c'è fallo sul contatto, allora possibilità per Bolzano con Chiabotto. Kuit chiama il pallone in angolo, assentato, Kuit prova a sfruttare Ljubenović in un vero mismatch, assentato, spazio per il tiro da tre punti, sbagliato, poi Ljubenović lotta al rimbalzo, palla che resta lì e alla fine ancora Bolzano con un altro possesso, Kuit da tre punti lungo sul secondo ferro, stavolta è decisamente più facile il rimbalzo per Ljubenović, spinta da dietro da Chiabotto e Ljubenović a commettere il fallo per il giudizio di Sara Canali lì vicino. E Bolzano che può restare ancora lì dunque. 3.15 e terzo fallo per Ana Ljubenović. 3.15 da giocare. Secondo fallo commesso dal Kuit. Questo terzo quarto. Qui Hafner
Quit riallarga il pallone, 6 secondi per tirare, assentato con il sottomano del più 2. A 3 minuti dalla fine del terzo quarto, il primo vantaggio di Bolzano sul 40-42. Possibilità per Niola di pareggiare la partita, sbaglia, trova solo il ferro, la numero 15, la quinta stagione al CUS Cagliari. Karin Kuit, scaricata letteralmente la squadra sulle spalle, la giocatrice olandese, la più rappresentativa del basket olandese femminile. Qui però è Giorgia Sentato che prova ancora a muovere la retina e regala addirittura il più 4. Timeout obbligatorio adesso per coach Sciascia e per il CUS sul 40-44. Ci fermiamo nuovamente anche noi. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club, scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo, in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Terminato il timeout chiesto da coach Sciascia con la rimonta, la super rimonta dal meno 11, massimo vantaggio del CUS nel corso del secondo quarto. Dopo il timeout di coach Pezzi c'è stato un parziale di 10-0 che ha riparato sotto di 1 Bolzano, e poi alla fine se l'è giocata fino alla fine di questo terzo quarto, trovando addirittura il più 4. Qui momento di totale blackout del CUS con Niola che regala il pallone alla sua avversaria. Kuit accoppiata proprio con Niola, sfrutta il blocco, cambio con Ljubenovic, spazio per Chiavotto che mette palla per terra, attacca il ferro, prova ad inventarsi un tiro complicato. Elisa Chiavotto per poco non lo segna. A 1.50 dalla fine del terzo quarto, Prosperi pensa al tiro da 3 punti, poi se lo prende dopo una serie di palleggi senza ritmo, tiro abbastanza complicato quello preso da Giulia Prosperi. E allora rimbalzo per Bolzano che adesso controlla la partita con Karin Kuit, nuovamente scambio con Chiavotto, poi Villarini, ancora Chiavotto, guardia torinese qui prova a sfidare Sayas, poi va a servire Hafner, palla fuori per Assentato, grande finta di Assentato, è tutto suo il parziale di 6-0 che regala il massimo vantaggio a Bolzano, quello del più 6, 40-46 sul tabellone del palazzetto di Saducchessa, Palacus di Cagliari. Ultimo minuto del terzo quarto, Saias per la reazione CUS, stoppata da Chiara Villarini. Momento di massima difficoltà adesso per la squadra universitaria. Palla per Assentato che la tiene in campo, anzi no, tocca la linea di fondo con il pallone tra le mani. La giocatrice brindisina, classe 99. Fuori Niola adesso per il CUS, che ha bisogno di qualche certezza, soprattutto in attacco. Ha segnato solo 9 punti in tutto questo terzo quarto. Bolzano invece è passata al meno 3 al più 6 con Ljubenovic che adesso prova a prendersi qualche tiro in lunetta. Pesano tanto gli errori liberi adesso in questo momento per il CUS. So ancora Karin Kuit, scena vista e rivista nel corso di questa gara.
con la giocatrice olandese, prova a incitare le compagne, momenti di gioco fermo, qui Ljubenović segna il primo tiro libero, pallone sempre più pesante in Kazakus, forse il momento più pesante, il momento più decisivo, che era Ljubenović, trova maggiore concentrazione, fa 2 su 2 dalla lunetta, ultimi 27 secondi, Karinčić col pallone in mano, alza la parabola, non trova l'angolo del tabellone, Ljubenović cade a terra, quarto fallo commesso da Bolzano, 21 secondi da giocare, la spinta è quella di Chiara Villarini, quarto fallo per lei. Coach Pezzi costretto dunque alla sostituzione per poter contare sulla numero 21 anche nel finale di gara. Sajas, blocco di Ljubenović, passa davanti Karinčić, servita Ljubenović, accoppiata con Fabricini, prova ad attaccarla, fronte canestro Ljubenović, poi scarica per Sajas, bella la finta, Sajas prova a tornare da Ljubenović, palla troppo alta quella della numero 11 per la 23, e a 6 secondi dalla fine del terzo quarto, possesso Bolzano sul più 4, pressione a tutto campo del Cus che vuole togliere un tiro facile, Chiabotto qui però si libera dalla pressione, deve tirare Chiabotto fuori da Kuit, sulla sirena per la tripla sul secondo ferro, resta di 4 punti il vantaggio di Bolzano in vista del quarto quarto, noi ci fermiamo ancora 2 minuti e poi si torna in diretta. Sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Ancora 7 secondi e poi iniziano quelli che potrebbero essere gli ultimi 10 minuti della stagione del Cus, ci sono però 4 punti da recuperare per evitare gara 3, si giocherà eventualmente mercoledì 19 maggio, qualche problema con la sirena, tanto il cronometro si è mangiato 3 secondi, dunque da resettare a quota 10, poi si potrà davvero partire. Si riparte dal 46-42 in favore della pallacanestro bolzano, taglio ottenuto soprattutto grazie al 11-18 di parziale del complessivo del terzo quarto, qui Cuito attacca subito il canestro, poi scarico in angolo per Chiabotto, c'è Fabricini, prova ad andare da assentato, Ljubenović lotta su questo pallone, non fischiano la palla contesa agli arbitri, poi arriva adesso sì la segnalazione di palla contesa, possesso alternato che premia il Cus Cagliari, Cus che ha mandato in doppia cifra Ljubenović a quota 16, Giulia Prosperi a quota 10, dall'altra parte da segnalare i 17 punti di Giorgio Assentato, grandissima protagonista per regalare
praticamente il parziale di 6-0 che ha dato il primo vantaggio al Bolzano in corso della partita sul 46-40-46. 17 punti per lei, ci sono anche 14 però di Chiabotto. La striscia dunque di gara 1 dove ne aveva fermato invece 17. Sayas salta quit di netto sulla sirena dei 24, non trova il canestro, trova solo il ferro, gioco che non si ferma. Chiabotto dall'altra parte, importante adesso per il Cus trovare punti per Bolzano, continuare invece ad avere una difesa forte e soprattutto proseguire sulla striscia offensiva del finale di secondo quarto e di tutto il terzo quarto. Qui sbaglia però la conclusione dalla lunga distanza e allora possibilità per la squadra di coach Sciascia. Puggioni, Caldaro, Giulia Prosperi accoppiata con Karin Kuit, c'è Ljubenovic che invece accoppiata con Fabricini. Puggioni, spazio per il tiro a tre punti, senza ritmo. Puggioni, secondo ferro, colpito dalla numero uno, ancora un errore dalla lunga distanza per Arianna Puggioni, con questo fanno 1-8, dall'altra parte non sbaglia più assentato che sale a quota 19 punti realizzati. Più 6 Bolzano. Sayas, Caldaro qui prova ad attaccare il ferro, a togliere il coperchio dal canestro ma non ci riesce. Rimbalzo Bolzano, Kuit contro Puggioni, linea di fondo, si arresta Karin Kuit, vola sul più 8 Bolzano, timeout obbligatorio per coach Sciascia. Adesso recupera il pallone Bolzano. Arriva Kuit, palla fuori per il tiro da due punti, sbagliato però. E poi arriva il fischio. Riparte con la rimessa dal fondo di Bolzano, qui palla giocatrice a terra, da capire se prima o dopo la rimessa. Segnata una spinta da parte di Ljubenovic, se non l'abbiamo capito male. Ed è il quarto fallo per la slovena. Rimessa di Kuit, stanno scadendo i 5 secondi. Luppi, palla fuori ancora per Luppi che poi alza il pallone a scadere dei 24, per poco non trova il canestro, resta lì però Bolzano con un extra possesso, 5 minuti e 30, Kuit prova a giocare anche col cronometro, 6 secondi, 5 secondi per tirare, prova ad invertarselo Karin Kuit, sbaglia, rimbalzo di Sayas, vuole andare in transizione il Kus, stretta però a fermarsi Sayas, Prosperi, Ljubenovic, due possessi di distanza, 5 punti a separare le due squadre in questi ultimi 5 minuti di gioco, di pura rincorsa per la squadra di coach Sciascia. Ljubenovic è forte da 3 punti, non trova neanche il ferro la giocatrice slovena. Chiabotto, copiata con Sayas, servita Karina Kuit, c'è Puggioni, attenzione al blocco di Fabricini, eccolo qui, non cambia la difesa del Cus, Kuit forza, c'è un problema però con il cronometro, fermo su 9.59, stava lamentando tutta la panchina di Bolzano.
il cronometro non scorreva, anzi è tornato a 9.59. Ovviamente da risistemare, da capire quanto fosse. Prima del problema tecnico evidentemente qui al tavolo, sicuramente il cronometro da risistemare e resettare. Che adesso viene riportato 4 minuti. Qualche problema per capire a quanto fosse. ...4.55 sul cronometro. Coach Pezzi ha qualcosa da ridire. Che ovviamente è un momento di difficoltà per gli arbitri. Questo momento tecnico. Ovviamente Coach Pezzi vorrebbe... qualche secondo in meno sul cronometro. D'altra parte il Cus ne vorrebbe qualcuno in più, perché con la distanza di 5 punti tra le due squadre, un secondo può fare sicuramente la differenza in questa preziosa gara 2, primo turno dei playout salvezza. Cagliari ha vinto gara 1 a Bolzano, Bolzano sta vincendo gara 2 a Cagliari. Venuto la gara 3, si giocherebbe sempre qui al Palacus. Karin Kuit a freddo dopo la tanta pausa dovuta al cronometro rimasto fermo, trova questa tripla pesantissima del più 8, Ljubenović. Vediamo se c'è la reazione Kuz. 4 minuti e mezzo. Cuccioni, Prosperi, arriva il blocco di Caldaro, ancora Prosperi, larga dove c'è Pugioni, palla nuovamente fuori per Prosperi, finta, tiro da 3 punti, stoppata però da Daniela Hafner. Ha mandato a vuoto la prima marcatrice, non la seconda. Adesso allora dall'altra parte Bolzano che prova a giocare col cronometro, a prendersi anche qualche rischio con un po' di calma. 8 secondi, 7 sul cronometro di tiro. Karin Kuit qui allarga per Fabricini, deve tirare però Bolzano. E non tira, gioca col cronometro ma non tira la squadra di Coach Pezzi, se la prende con le sue. Adesso bruciati 24 secondi, 3.55 da giocare, da aver concluso niente però per Bolzano. E allora Saias in salita questa gara 2. Ljubenović prova ad attaccare, si affida alla slovena il Kuz, palla fuori per Prosperi, poi Caldaro da 2 punti, non trova neanche il ferro. Kuit a controllare il rimbalzo, ancora una volta a giocare lentamente col cronometro, supera la metà campo, serve Chiavotto, palla nuovamente per Kuit, aspetta saggiamente il Kuz senza forzare il recupero. Chiavotto, arriva il blocco. Chiavotto prova ad attaccare Prosperi, altro blocco qui di Hafner, finisce a terra Prosperi. Chiavotto si prende il tiro, poi arriva il fischio, non per un fallo ma semplicemente per permettere a Prosperi di potersi rialzare senza problemi. Lo con un giudicato falloso. ...3.14 rimasti sul cronometro del quarto quarto. Questa gara 2. Saias, Ljubenović, Saias va a sfruttare il blocco di Caldaro, palla poi fuori, Pugioni
Saias mette palla per terra, attacca Kuit, bello il passaggio schiacciato per terra per Caldaro che torna a segnare, a far segnare il Kuz. Meno 6 adesso per la squadra di coach Sasha. Ultimi 3 minuti però di gara. Kuit prova a attaccare Saias. Chiavotto. Kuit. Forse il tiro da 3 punti, Karin Kuit. Palla sul ferro. Prosperi a controllare il rimbalzo. Possesso fondamentale in questo momento della gara per il Kuz per poter rientrare. Caldaro. C'è Puggioni che ha tirato male da 3 punti oggi. Allora scarica per Saias. Finta di passaggio. Poi prova a giocare l'uno contro uno. Va da Caldaro che conquista 2 tiri liberi. Tiri liberi per Eugenia Caldaro. Importante a cronometro fermo trovare i punti per il Kuz. Qui segna il primo Caldaro. Segna anche il secondo. Trovato i primi punti della sua partita nel momento più difficile a Caldaro in questo 4-0 di parziale. Karin Kuit sbanda fuori col pallone, vorrebbe una spinta coach Pezzi, però non esagera le proteste per non rischiare un tecnico. Palla persa da Bolzano, abbastanza banale, 2 minuti e 6 secondi, momento chiave della partita. Sara Saias, 4 punti di distanza adesso tra Kuz, Cagliari e Bolzano. Saias, palla dentro per Ljubenovic, raddoppiata, spalla canestro, cambia lato per Prosperi, pensa al tiro, finta, palla dentro per Caldaro, c'è una deviazione di Giorgio Assentato se non abbiamo visto male, rimessa Kuz con 1.47 sul cronometro. Ljubenovic, Saias, Prosperi, forza da 3 punti allo scadere dei 24, non trova neanche il ferro, colpisce il ferro Caldaro per conquistare il rimbalzo. Bolzano però fa su il pallone, chiabotto dall'altra parte. Karin Kuit, Bricini, chiabotto, arriva il blocco di Fabricini, forzato il cambio della difesa, palla per Assentato, deve tirare da 3 punti, tabellone, ferro, si lotta rimbalzo, una vera e propria tonnara, l'ha conquistata però Daniela Hafner, poi sbanda ancora Chiavotto, si resta lì, palla contesa, anzi no, fallo fischiato contro la difesa del Kuz. 1-11 da giocare, 14 secondi sul cronometro di tiro per Bolzano. Sciascia chiede spiegazioni a Silvio Faro della sezione di Tivoli, provincia di Roma. Spiegazione tra l'arbitro e l'allenatore del Kuz. Si riparte con la rimessa per Giorgio Assentato, grandissima protagonista della partita. Kuit chiama il movimento delle compagne, poi prova a sfidare in uno contro uno. Qui tripla pesantissima di Karin Kuit, altra bomba della giocatrice olandese, e adesso a un minuto esatto dalla fine gara diventa veramente in salita per il Kuz, sotto di 7, deve forzare da 3 punti Prosperi, sbaglia la 17, rimbalzo fondamentale di Bolzano, ovviamente il rimbalzo che porterà Kuz e Bolzano a sfidarsi nuovamente mercoledì in gara 3, sempre qui al Pala Kuz, 40 secondi ancora, Kuit, giocarsi quest'ultimo possesso, Chiavotto, a forzare, a trovare l'ultimo canestro, rimbalzo offensivo addirittura qui per Bolzano con Fabricini che la risputa per Chiavotto. Kuit
10 secondi, Kuita, arriva anche il fallo speso da Prosperi per fermare il cronometro, ma la tripla di Karen Kuit è quella che ha messo la parola fine a gara 2 dei playout. Facus Cagliari e Acciaierie Valbourne Bolzano. Ancora l'olandese cercata, ancora un fallo speso da Sara Saias. Solo secondo trascorso sul cronometro, non è ancora situazione di bonus per Bolzano. Tutto questo gioco ovviamente in favore della squadra di coach Pezzi. Vediamo se spende ancora un fallo Saias. No, lascia scorrere il cronometro. Sono rimasti 8 secondi su quello di tiro, 12 complessivi. Kuit forza ancora da 3 punti per chiuderla definitivamente. E la tripla che manda Kuit, Cagliari e Bolzano a gara 3, quella del più 10 a 6 secondi dalla fine. Non forza neanche l'ultimo tiro il Kuit. Il play out non è finito, la serie non è finita tra Kuit, Cagliari e Acciaierie Valbourne Bolzano. Si ritorna qui mercoledì per la decisiva gara 3 che potrebbe decretare la salvezza di una delle due squadre. La perdente sfiderà invece nel secondo playout la perdente di FEBA Civitanova Marche e Livorno, serie sull'1-0 in favore di Civitanova. Io ringrazio Francesca Sini per le immagini, da Roberto Carta è tutto, con l'augurio di una buona domenica.